Questo è lo scontrino della mia ultima spesa settimanale per mangiare, che ammonta a 36 euro. E mi sono chiesto, ma tutti questi soldi sono veramente necessari per mangiare una settimana? È possibile trasformare questo scontrino a 36 euro in uno da 7 euro? E quindi ho fatto ciò che qualsiasi persona non sa di mente avrebbe fatto al posto mio. Per colazione prendo questi biscotti, che sono tanti, a 99 centesimi. Yogurt bianco magro a 55 centesimi per accompagnare i biscotti la mattina. Allora, come contorno della cena, insalata, costa 1,25 euro, potrebbe andare. Per cena 10 uova vanno benissimo. Per pranzo prendo un chilo di riso e me lo farò la sera prima e poi lo riscaldo la mattina e lo porto in delle vaschette. 6 mele come frutta per una settimana può andare, dai. Per accompagnare il riso un po' di pane in cassetta a 62 centesimi è buono, molto buono. Totale è 7,20 euro, quindi troppo. E ho deciso di togliere le mele e poi andare avanti ai limoni che sono nell'orto, che sono a costo zero e a chilometro zero, quindi perfetto. Ora che ci penso, la frutta non c'è neanche bisogno di prenderla, perché il proprietario di casa nostra ci ha portato 4 kg di cachi e quindi andrò avanti a cachi e limoni. E ho 1,45 euro da spendere, visto che un chilo di riso per 7 pranzi è un po' pochino. Ho deciso di prendermi anche 500 grammi di fusilli a 38 centesimi. Come condimento prendo una passata di pomodoro a 44 centesimi, che posso usare sia nella pasta che nel riso. E per cena, visto che alla fine 10 uova per una settimana non sono molte, mi prendo anche un barattolo di fagioli borlotti a 34 centesimi. Quindi il totale alla fine è 6,71 euro. Andiamo a pagare e andiamo via, perché sono qui tipo da 2 ore a scegliere prodotti più economici di tutta l'Esselunga. Secondo te, quanto ho speso per tutto questo? Sotto i 10, poco sotto i 10, tipo 9, 8, 50, 9. 6,70 euro. Ma sicuro, sì, l'hai rubata. Ci devo andare avanti una settimana. Ce la faccio. Domani, che sarà lunedì 25 novembre, inizierà questo esperimento barra sfida. Vi porterò con me tutta la settimana in tutti i pasti e poi vedremo cosa succederà a fine settimana, se ci arrivo a fine settimana. Questa sfida sarà vinta solo se non perderò peso, quindi se dimagrisco anche di 1 chilo, l'esperimento sarà fallito. Adesso mi peso e poi vediamo se a fine settimana peserò lo stesso o magari di più, chi lo sa. 74 kg. Domenica 24 novembre peso 74 kg. Lunedì 25 e ha ufficialmente inizio questo esperimento. Quindi la colazione consiste in yogurt con 7 biscotti, perché l'ho contato, in totale sono 48. Mi ricordano i Plasmon. Uno dei miei tre coinquilini. Per pranzo ci si prepara un po' di riso, 500 grammi, che poi me li porterò avanti per 2-3 giorni. E ora mi preparo per andare all'università, perché sono in ultra mega iper esni per il ritardo. Ci vediamo direttamente a pranzo. Cosa ne pensate che questa settimana devo sopravvivere con 7 euro? 7 euro non ce la fai mai. Quindi te non ce la faccio? No. No. Sfida accettata. Sono a mensa, gli altri sono andati a prendere da mangiare. Io ho il mio riso. Una fettina di pane, riso. E si va avanti così una settimana. È avanzato un po' di riso, quindi non ce la faccio più, è tantissimo. Quindi lo rimetto nel frigo insieme all'altro e va a domani. Adesso è arrivato il momento di allenarsi. Sarà il mio solito allenamento e vediamo se morirò oppure no. Allora,
tutto finito, è andato bene. Il riso di oggi è bastato per seguire la lezione e per allenarmi, quindi molto bene. Siamo arrivati all'ultimo passo della giornata, che è la cena, che consisterà in due uova, insalata e poi penso di buttare dentro le uova un po' di passata di pomodoro. Si va di omelette e via. No. Questa settimana voglio fare una tipologia di uova diversa ogni giorno. Quindi un'altra sfida nella sfida. Buon appetito a tutti. Questa sfida sta essendo più semplice del previsto. Se continua così per tutta la settimana, easissimo. Anzi, è un benessere. Martedì. Oggi è la prima volta che vado in bici a lezione. Mi ricordo un sacco il liceo e quando andavo in bici la mattina. Molta nostalgia. Per questa mattina ho finito lezione, quindi adesso è arrivata l'ora di pranzo e mi cucinerò il riso avanzato da ieri. Si riscalda il riso, un po' d'acqua e poi si condisce anche con la salsa di pomodoro, visto che oggi abbiamo il lusso di mangiare il riso caldo. Quindi il riso al pomodoro e il pranzo è servito. Io direi che per ora questa sfida sta andando più che bene, perché il cibo è buono, le quantità sono oneste, infatti tra un pasto e l'altro non soffro neanche troppo la fame, il giusto, come sempre, come se mangiassi normalmente. Quindi sono fiducioso. Ultimo boccone. E anche il pranzo di oggi è andato. E oggi si fa anche un bel unboxing. Taglierino alla mano. Cosa sono? Delle luci. Delle luci per video. E luce fu. Sistemo tutto questo casino e poi dopo torno all'università perché ho altre 3 ore di lezioni di storia e architettura. La cena di oggi consiste in uova strapazzate con riso, taglie. Un po' di passata di pomodoro come topping e le ci sono fè. È sempre più easy. Si va avanti da Dio. E per concludere la cena, un bel caco. Ci ha portato tipo 4 kg di cachi il nostro proprietario di casa. Assaggiamo i cachi. Non l'ho mai mangiato in tutta la mia vita. Primo assaggio del caco in tutta la mia vita. 3, 2, 1. Ma stoffa la bocca. Non riesco più a aprire la bocca. Non mi piace. È schifo. Non riesco più a muovere la bocca. È come se fosse completamente asciutta. Non capisco come la gente possa mangiarli. Non è gradevole. Faceva proprio cacare. Mercoledì. L'allenamento sta essendo piuttosto. Ora devo andare a fare delle riprese per un cantante qui a Firenze e forse non è la miglior giornata per registrare un video. Oggi si va di fagioli. E la cena di mercoledì è servita. Finora forse il pasto più soddisfacente fra tutti. Fagioli approvati. Si fa il riso per il resto dei pranzi di questa settimana. Quindi secondo mezzo chilo di riso. E viaggiare. Giovedì. La colazione è il pasto che mi piace di più perché tiri fuori 7 biscotti, lo yogurt è pronta, easy. Ho fatto le prime 2 ore di lezione, mi è venuta fame. Non so perché, ma oggi i 7 biscotti non sono bastati molto. Quindi aspetto ancora 3 ore per andare a pranzo. Allora, finalmente si va a pranzo perché sto morendo di fame. Riso in bianco, buonissimo. La cena di oggi consiste in 2 uova all'occhio di bue, insalata e 2 fette di pane che ho preso oggi alla mensa. Ho preso queste 2, gratis naturalmente. Ah, oggi a mensa ho preso anche 2 maionesi da mettere domani nell'insalata, perché sennò insalata così a secco sa un po' di cartone. Uova all'occhio di bue, pane della mensa, insalata. Si conclude questo pasto con un po' di limoni. Una bella spremuta di limoni perché oggi non ho mangiato frutta e neanche ieri. Quindi una bella spremuta di limoni, vitamina C e viaggiare. Ah, ovviamente presi dal giardino. Non
si butta via niente, quindi anche la polpa e il limone con i semi si mangia. È dolcissima. Lo zucchero. Quindi questa limonata restante si mette in borraccia e si diluisce un pochino e poi si beve nei prossimi giorni. E la vitamina C ce l'abbiamo. Venerdì. Ho finito ora di allenarmi, mi faccio la doccetta e poi si cena e oggi c'è una gran cena. La cena consiste in insalata, riso, uova, maionese e due fette di pane. E siamo soddisfatti, no, Fra? Puttana. Che benessere! Ci voleva, venerdì, ci voleva. Ultimo boccone. Si conclude con un po' di limonata. È più aspro di ieri. Sabato. La penultima colazione. Questi stupidi biscotti. Oggi pasta. 5 giorni di riso. Pasta. Finalmente un bel piatto di pasta. Ma che benessere. Si pulisce bene. Che benessere. Che benessere. È inguardabile, però si mangia. Buona cena. Visto che mi è avanzato un po' di riso e in queste sfide non si butta via niente e io voglio un dolce, mi sono posto questa domanda: cosa succede se metto il riso in padella con il succo di limone e dello zucchero? Assaggio in diretta. Sa solo di limone. Domenica, l'ultimo giorno. Ultima colazione con questi stupidi biscotti, finalmente. Non ce la facevo più a sentire il sapore di questi biscotti la mattina. Bell'appalo. L'ultimo biscotto. La settimana con 7 euro, 250 grammi di pasta e via. E ora manca la cena. Ho finito le riprese e adesso sto tornando a casa verso l'ultimo pasto della giornata e di questa sfida, quindi buono. Come ultima cena voglio chiudere in bellezza e voglio provare a fare i soufflé egg. Soufflé eggs. Io direi che come ultima cena di questa sfida ci sta, non è come me la immaginavo perché è venuta un po' secca la frittata, però è finita, ce l'abbiamo fatta. Quindi sì, si può mangiare per una settimana con 7 euro. È la fine di questa sfida. Ah, bisogna vedere se sono dimagrito o no. Se sono dimagrito, la sfida è fallita. Ah, ci siamo. Erano 73 kg inizio settimana. Sono 70 kg. Che peso questa. Allora non si può vivere una settimana con 7 euro. Non pensavo di aver perso 3 kg. Domani cheat day. Domani si mangia come bestie. Domani si ripiglia tutti. Domenica 1 dicembre si conclude questo esperimento, questa sfida. Si può mangiare una settimana con 7 euro? Sì, ma non se si vuole mantenere il proprio peso e se si vuole mantenere una dieta varia. Infatti per questa settimana non ho mangiato carne, sono stato un vegetariano e diciamo che non mi è mancata neanche troppo, però ho mangiato riso, uova e insalata per tutti i giorni. Quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video e buona serata.